Allora, lui si è acceso appena sono arrivato. Iniziamo sta partita di Twinkling. Vediamo che la spunta. Non ho mai visto il Twinkling. Secondo però il verde acqua è più bello come colore. Mi dispiace un po' che verde acqua è vero, è più bello. Abbiamo vinto il almeno il colore. Tra l'altro con Battlefield si distingue perfettamente, non so se l'hai notato. Infatti è una cosa che utilizza molto spesso il nostro player. Schivata, farlo con una schivata, aveva paura della bomba. E niente, già dalla prima partita vediamo un vantaggio abbastanza grosso da parte di Porché. Che è pazzo, non si ferma un attimo, riesce a cercare di fare combo pure dalla bomba. Attenzione, un tentativo di gimp da parte della B, anche senza volerlo, di nuovo. Beccair, ricordiamo Beccair fortissimo, e Rullo che supera tutto il B-neutro. Oddio, però sta cercando... Down and smash da parte del Inkling catanese, che riesce a killare la stock. Ora vediamo un altro Rullo. Ha fatto quella dojo stage, è riuscito a recuperare la grandissima. Vediamo qui perché scelgo se reagirà. Attenzione a quel recupero che è stato angolato particolare, non so se hai visto. Combo dall'up tilt into Nair into Becchiera, allucinante, non sapevo neanche che potesse combare l'up tilt. L'altro sta cazzo di up drop. Rullo che avrà fatto venire un infarto come minimo ad Antonio. Devo dire che è molto consistent. Attenzione, qui l'atterraggio riesce. Rullo, due mosse cancro che si scontrano e vince quella. Mamma mia. Attenzione, quel bait con Rullo. In tempo. Attenzione qui, vediamo. Attenzione, non riesce a punirlo. Non riesce a punirlo. Non è riuscito a interrompere in tempo. Ragazzi, questa partita. Rullo su Rullo. Da un smash che non è partito per pochissimo. Bomba che non riesce a entrare. Vediamo che comunque si è subito resettata e riesce a prendere con la bomba. E lo killa. Diciamo che questa partita non è chi è più forte, è chi usa meglio il Rullo. Intanto Calcifer si porta in vantaggio. Si porta in vantaggio, non so per quanto potrà durare questo vantaggio, perché comunque e riesce infatti a gimparlo, come ho detto. Finanziamento. Okay. Vediamo. Intanto sì, abbastanza even la partita. Sì, è iniziata con un vantaggio allucinante da parte di Porché, che poi subito si è resettato. Calcifer, esatto, è riuscita a... Devo dire che comunque sono tutti e due Inkling abbastanza... Avviati. Sì, avviati, diciamo, riescono a giocarsi. Qui con Down Tilt prova... Ah, prova a reggere. Non glielo punisce questo F smash, ma gli prende il Rullo. Poteva provare un... Provando a leggere il salto con la smash, ma non ce l'ha fatta purtroppo. Forse è meglio la pair, esatto, un aerial. Ricordiamo gli aerial. Attenzione alla reversata. Forse perché pensava che andasse indietro. Vediamo questi rulli che si scontrano uno ad uno. Ma legge più o meno totale. Il primo consiglio che ho dato. Il primo consiglio che ho dato a Calcifer prima di giocare, attenzione contro Inkling: vince chi fa meno rulli. Non mi ha ascoltato completamente. Sì, effettivamente se riesci a leggerlo può essere una mossa un po' svantaggiosa, però. Però è una mossa fondamentale. Non è veramente, secondo me per il PG non è fondamentale. Non è scassata, non è vero. Ma che cazzo dici? Non è scassata perché basta che scudi, ragazzi, e poi si prende la punizione che vuoi. Sì, no, vabbè, non ha fatto là. No, secondo me non è una di quelle mosse scassate. Diciamo, secondo me, a low level è scassata perché non te la cioè perché è forte per questo motivo. Ma già a livelli alti, se prendi ad esempio persone come Cosmos, non la usano più come così tanto. Se la usano, uso come letture, mai. Ti prendono, se la sbagliano, una punizione allucinante. Quindi ci ricambiare skin con quella verde, più con aggressiva. Un po' più aggressiva e il matchup si vede è migliorato. Mamma mia, qui Calcifer. Questo Calcifer che riesce tranquillamente a portarlo a portare a 108 l'Inkling più forte di Palermo. Non finisce l'edge guarding. Attenzione, ha provato un down air fortissimo. Qui però ricordiamo che con gli spike si potrebbe provare a attaccare, che è comunque un'ottima scelta da parte di Calcifer. Dato che Porché va spesso. Vediamo al primo che farà rulli. Diciamo che il down air come mossa di edge guarding non è una delle migliori. Con questo down smash però riesce per un pelo riesce a prenderlo. Non riesce a non prenderlo. Bomba che countera il bombe. Ma sai questa skin di è anche più bella. Mi piace troppo. È troppo aggressiva. È troppo aggressiva in che senso? Allora vedi che c'ha la maschera. Le bombe abbiamo capito che counterano il CD.
Ottimo, quindi stanno studiando, ancora non... Perché il counter SMB? Grande recupero. Gli ha fatto una trappola eccezionale con la bomba per costringerlo a schivare e prendersi il down. Forse a calcifer manca. E niente, poi c'è la... A calcifer... No, non lo diciamo più. Perché si mancano queste trap che invece Porche riesce a... Ma per la conoscenza più grande da parte di Porche del gioco. Quindi. Però vediamo, io perché poco fa diciamo, ho fatto i primi minuti ho fatto ottimi... Un attimo, offstage è molto più forte di un calcio. Vediamo un po' come reagirà. Qui ancora riesce a caricare. No. 97% per calcio per me. Ragazzi, questo match è ironico. La realtà è che non ce la facciamo più, dobbiamo mangiare. Side B into up smash una volta tanto. Pineuro into side B. Ottimo, Bair. Meno male che la chat non mi riesce a vedere al momento. Sto morendo. Ragazzi, scusate. Abbiamo salti, ma che cosa è successo? Resetti, che resetti. A Bair and into side B. Riesce a uscire per l'ottimo meshing da parte di... Perché prova una sorta di mix up col B neutro e vediamo se B e Kerry che entra into fail, che per poco non è killato, peccato non ha preso lo sweet spot che ricordiamo è la mossa aerea più forte di Porking, però riesce a prendergli un save B. Potrebbe essere l'ultima vita di Calcifer. Come potrebbe essere anche l'1-1 che porterà. Ah, io non so come cioè non so. Bello, probabilmente si decide chi passa perché si decide chi passa perché se Porche perde questa partita Calcifer potrebbe passare. Vero? Mm-hmm. Certo, perché Walter è col stesso risultato, quindi non so. Comunque intanto qui ma che ha fa Porche e Walter? Ah, Porche. Però qui comunque up smash che riesce a beccare bomba. Quindi... L'altra bomba è pure Inkling. Calcifer si ritrova in Junior Cup. Mentre Porche e Walter passano questa bolla. Niente, è stato abbastanza easy. Side B.